non ci sarai, però sarà una sfida che vedrai, insomma, sicuramente dalla tribuna, complicata per i tuoi ragazzi. Complicatissima. Affrontiamo una squadra che ha 31 punti in classifica. Di questi 31 punti, 21 li ha fatti fuori casa. Ha vinto 6 partite, ha pareggiato 3 partite fuori casa, ne ha perse solo 2. È una squadra, diciamo, la classica squadra da fuori casa, che sa difendere bene con il blocco di tutta la squadra a basso e poi ripartire con giocatori davanti molto forti per l'alpiede, molto veloci, come Finizio, che è il capocannoniere insieme a Stefano del Girone, e Budano, che è un 2004 molto importante in questa categoria. È la classica partita dove dobbiamo stare attenti, soprattutto nelle transizioni negative, quando perdiamo palla, con le marcature preventive, e dobbiamo essere veloci e cercare di sfruttare i spazi che ci lasciano in fase possesso. Ecco, una sfida difficile, e il Teramo dovrà affrontarla con qualche defezione di formazione. Oltre a te, che non ci sarà in panchina, Cipolletti è squalificato, Esposito credo non ci sarà perché è infortunato, e poi? E poi da valutare altri. Sicuramente sono alcuni giocatori che non sono al 100%, come tutto, beh, Cipolletti salterà la partita per squalifica, Ciccio Esposito non sta bene, Palmentieri sicuramente non sarà convocato perché ha una piccola contrattura, una piccola elongazione, quindi non è niente di grave, però sicuramente per domani non recupero. E poi da valutare un po' di giocatori che sono un po' acciaccati dalla partita di Giulianova. Però dal punto di vista, diciamo, della formazione, sicuramente andrà in campo un Teramo, diciamo, con la cattiveria giusta, con la concentrazione giusta, perché sappiamo l'importanza di questa partita. Adesso i punti iniziano a valere doppio, le partite sono sempre di meno, quindi dobbiamo sbagliare il meno possibile. Quindi sappiamo che dietro abbiamo Giulianova, che non mollerà sicuramente, quindi domani dobbiamo, al di là di chi scende in campo, della condizione fisica, il nostro obiettivo è portare a casa 3 punti. Mister, durante la settimana non so se hai avuto modo di rianalizzare il punto che avete conquistato a Pescara. Ti chiedo se quella partita e quel punto lo consideri sempre guadagnato, lo consideri un punto importante. È un punto importante sicuramente. Normale, rivedendo la partita, rivedendo il secondo tempo, c'è un po' di rammarico perché abbiamo fatto una grossa prova. Il primo tempo è stata più una partita di contenimento, ma lo sapevamo della forza della Flaccoporto di partire subito a 2000. Siamo stati bravi poi nel ripareggiare subito la partita. È normale, se rivedi la gara, se rivedi la partita a mente luce, a mente fredda, diciamo che sono più 2 punti persi che un punto guadagnato. Quindi, però ci sta, perché pareggiare a Pescara, ma soprattutto dopo quello che abbiamo passato in quella settimana, secondo me alla fine è stato pure l'importante, è stata la grossa reazione della squadra. Sarà la prima volta in carriera che non sarai in panchina? Sì, è la prima volta, però sono tranquillo perché in panchina andrà Vespa, che alla fine è come me, la pensa come me. Io del mio staff mi fido ciecamente, posso stare per una settimana a casa, ma qui si lavorerà allo stesso modo, come se ci fosse l'allenatore o meno. È la prima volta che mi vedo la partita, non tanto dalla tribuna, ma dai distinti, mi metterò nei distinti, quindi da quel punto di vista però sono sereno, i ragazzi sono più tranquilli. Ecco, all'andata il Teramo vinse contro il Casalbordino per 3-1, sarà una gara diversa? Ma sicuramente il Casalbordino nel mercato di dicembre si è rinforzato, ha avuto dei giocatori, ha acquistato dei giocatori importanti, dall'attaccante, da Valbanese, dietro difensore centrale. È una squadra che, come ho detto prima, che non è brava a non far giocare bene la squadra avversaria, è bravissima nel ripartire con giocatori importanti, quindi sicuramente troveremo una squadra che si chiuderà dietro nella propria metà campo, cercherà di chiuderci tanti spazi. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le prime occasioni che ci capitano, perché giustamente, come avete visto nelle altre partite, poi una volta che sblocchiamo il risultato, la squadra avversaria si deve aprire e quindi viene fuori la nostra forza, diciamo, tecnica. Però troveremo un Casalbordino sicuramente che in fuori casa ha fatto benissimo. Sentite la maggiore pressione prima del derby o quella giusta? No, noi al derby non ci stiamo pensando. La pressione c'è e giustamente ci deve essere, perché però è una pressione positiva. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso la partita per noi più importante della stagione è la partita con il Casalbordino. Dobbiamo essere bravi a portare 3 punti a casa, giocando bene, giocando male. Adesso contano i punti, non contano più le prestazioni. È normale che se noi facciamo la prestazione importante abbiamo maggiori possibilità di portare a casa la vittoria. Senti mister, sul piano tattico, quello che abbiamo visto a Pescara, quel 3-5-2 improvvisato che tu hai detto proprio è stata un'idea dell'ultimo secondo, è un qualcosa che si potrà rivedere anche col Casalbordino, oppure si ritorna ai vecchi moduli? No, si ritorna ai vecchi moduli. Io ho provato il 3-5-2 perché sono state delle defezioni durante l'allenamento di sabato, non ho avuto tempo di provarlo, però sapevo che molti giocatori l'avevano fatto, sapevo di andare a fare una partita sulle seconde palle, una battaglia sportivamente parlando, e ho messo 2 giocatori, diciamo, fisici lì davanti. Però è normale, noi la nostra idea di gioco non la cambiamo, non la modifichiamo. Però la cosa che mi piace di questa squadra, che
si può adattare a tanti moduli e lo fa, diciamo, come si deve. Quindi Massarotti chiamato a sostituire Esposito, ci sarà qualche sorpresa in formazione? Cioè per esempio anche Van Zan cambiando anche qualcosa dal punto di vista tattico? Non lo so, sto pensando, non lo so, sicuramente andrà in campo un Teramo importante, un Teramo voglioso di vincere questa partita. Poi sinceramente un po' di dubbi ce l'ho, però deciderò domani insieme allo staff.